Amici e amiche del Titolo TV, benvenuti di nuovo in una nuova puntata musicale. Come vedete, abbiamo già pronto allo starter, no? Ai blocchi di partenza, Fabio Alberti con la sua rubrica Musical Express. Ciao Fabio e benvenuto in puntata. Ciao a tutti dalla mia postazione qua di Radio Budrio, questa bella stanza tutta bella insonorizzata per parlarvi di musica, fare due chiacchiere senza appunti davanti, senza niente, perché noi chiacchieriamo in libertà. La cosa bella è appunto si ascolta la musica durante la settimana e poi si tirano le somme, quindi ci sono le classifiche di vendita, ci sono tutte le nostre valutazioni. Oggi giochiamo in casa perché Radio Budrio trasmette dalla provincia di Bologna, anche se noi siamo molto affacciati alla Romagna, rimaniamo però per tradizione ancorati alla provincia di Bologna. Il E titolo qui. TV ha la redazione, la direzione a Bologna, città, Esatto. e quindi di conseguenza l'artista non poteva essere altro che. Cesare Cremonini. Quindi giochiamo proprio, abbiamo fatto il quadrilatero un altro po', no? Il trilatero. Sì, Diciamo. quadrilatero anche per nominare il centro, il vero centro di Bologna, perché ecco, lui dopo naturalmente partirà l'approfondimento, prima c'è la classifica, però ti posso solamente dire che è uno dei pochi rimasto bolognese, nonostante il grande successo. Di solito quando si diventa dei nomi grossi, è vero, sì, Gianni Morandi, tutto quello che vuoi, però ricordati che Morandi nella sua carriera lunga, nei suoi periodi di difficoltà o nei periodi in cui cercava di riagganciare il successo, o anche nel periodo degli anni 60, era parecchio spostato dalla sua città, perché per ovvi motivi, insomma. Lui era E su a Monghidoro o sbaglio? sì, però a Quindi parte provincia, quello, città, ecco, città, provincia. Cesare Cremonini ha veramente il cuore a Bologna, e dopo vi spiegherò anche il perché, e vi spiegherò anche perché è speciale come artista lui. Ecco, quindi tra pochissimo cominciamo ad affrontare l'argomento, però mi preme prima ricordare, fare un po' di riepilogo sulle classifiche, perché c'è stato un po' di movimento, non nelle prime posizioni, perché come vedi continua il dominio di Coez nei singoli. E veramente comincia a essere qualcosa di serio, e ripetendo il fatto che questa canzone in rete su Spotify andava forte da mesi e mesi, e per molto tempo le radio non se ne sono accorte. Appena lui è riuscito ad agganciare questo giro, adesso quadrano tutti i conti e Coez sta dominando. Tra l'altro, il fatto che lui abbia una tournée già fissata in club piccoli ha causato un calendario pieno di sold out, quindi lui ha davanti a sé tipo 16-17 date, tutto è sold out, perché quando tu sei un nome piccolo, ti fai le ossa nei piccoli locali, poi esplodi e succede che appunto quegli spazi lì non bastano più. Quindi Ah beh, complimenti certo. comunque Perché a poi comunque Coez. l'interesse cresce con la fama, no? Sì, è un insieme di cose, sicuramente, ecco, poi io ho sentito anche questo pezzo in una pubblicità della Rai, in una fiction, adesso non mi sovviene quale possa essere, però viaggia anche questo promo su Rai 1 tutti i giorni con questa canzone a ripetizione, quindi giova anche questo. Poi, a proposito di singoli, J-Ax e Fedez sono secondi col singolo nuovo, loro sì. Regaleranno un concertone allo stadio San Siro il 1 giugno 2018 per festeggiare, per chiudere il loro sodalizio artistico, per fare i 2 anni, diciamo. E quindi insomma impegnativo, perché è uno spazio così grande, però un grande traguardo. C'è il giovane rapper Capoplaza che continua imperterrito, e poi come vedi Post Malone, Maroon 5, i due nomi internazionali negli album, come vedi, egemonia di Ricky dal mondo di Amici, ancora Coez, Gali. Le novità sono l'album dei Nomadi che ha un nuovo cantante, hanno un nuovo cantante, la loro storia continua. Senti, poi devo dirti che dall'olio in poi di cantanti se ne sono susseguiti parecchi, eh. Però sono rimasto, io per esempio una delle canzoni che mi è rimasta ancora molto più impressa di quelle recenti è Oriente, eh. È vero, molto ritmica, bravo. E sì, loro comunque hanno una famiglia, una grande famiglia
dietro, un pubblico incredibile perché sono una vera comunità, quindi veramente è una realtà che è difficile paragonare con altre. E poi abbiamo al secondo posto Gianna Nannini, arrivata col disco nuovo, un disco dove c'è qualche piccola novità, nel senso che si muove anche lei verso l'elettropop e il pluridecorato Michele Canova, che anche in questo caso si è impegnato con lei, e diciamo che appunto è un album a metà tra il suo classico stile melo rock e qualche cosa di un po' più elettropop, e alla fine giusto così, perché una rivoluzione drastica sarebbe stata troppo azzardata. Senti, Quindi posso aggiungere una cosa su Gianna Nannini? Gianna Nannini non la senti per un tot di tempo, perché poi si alterna tra la sua passione per la musica e la passione per il vino, no? Perché è anche una sì. produttrice enologica, quindi di conseguenza è una viticultrice, vediamo se mi passi questo termine. Ma va benissimo. Però ogni volta quando esce con un album lascia il segno. Sì, ci sono grandi firme qua dietro. Tra l'altro, penso per la prima volta c'è Bianconi dei Baustelle. C'è un giovane autore che si sta affermando, si chiama Davide Petrella, che è l'ex leader di una band che si chiamava Le Strisce, una band di Napoli. È autore di Fenomenale, che è il primo singolo, ed è un autore che sentiremo, penso, anche con altri artisti prossimamente, o chissà, in qualche manifestazione. Per il momento non sappiamo nulla. Ma adesso, beh, dobbiamo ritornare al protagonista della puntata, e ci tengo oggi a ricordare che lui è un artista unico. Perché? Perché quando tu hai una botta di successo enorme con il primo singolo, o comunque quando ti affacci all'ambiente musicale a grandi livelli, hai un primo singolo di grande successo e sei molto giovane, hai tutte le potenzialità per bruciarti. Perché quando lui fece quel botto con 50 Special, Con il Luna Pop, no? sì, e quando la sua band, il Luna Pop, era sulle copertine dei giornali, quelli per adolescenti, quando cominciarono anche a serpeggiare dubbi sulla qualità musicale della band, perché ci fu questa cosa strana: Cesare Cremonini è stato scoperto artisticamente da Torpedine, che è un grande impresario produttore di Bologna, che ha scoperto e ha lavorato con artisti incredibili come Bocelli, come Il Volo, è un grandissimo. Loro si sono incontrati in maniera fortuita, perché Torpedine quasi stirò con l'automobile il giovane Cesare Cremonini, che attraversava la strada nel centro di Bologna, no? Perché sapete, il centro di Bologna è un po' problematico dal punto di vista del traffico. Posso aggiungere una mia esperienza personale in Sì. tutti questi ormai tanti anni che vivo a Bologna? Io ho rischiato anche di stirare il compianto Lucio Dalla sulle strisce, Oh no! sì, con lo scooterone in San Pietrini. Sai quanto sono ingannevoli, soprattutto quando c'è quella nostra nebbiolina autunnale-invernale, che puoi pinzare quanto vuoi, ma lo scooter tira dritto. Vidi in faccia Lucio Dalla sbiancare, poi io, se, tanto per riprendere, ho detto ciao Lucio, e lui mi ha detto ciao ciao, però secondo me era un bacca, vabbè, detta in bolognese, però anche lì, Sai, però a me non è capitata la stessa sorte, eh. no, beh, poi tra l'altro Dalla cantava: a Bologna ogni strada c'è una buca, quindi c'è anche quella cosa, anche quell'altro aspetto, no? Ne avrei da dire, perché poi cantautori bolognesi hanno sempre dedicato frasi o canzoni intere a questa città, quindi anche Samuele Bersani stesso fece un po' di tempo fa una canzone dolce e amara sulla sua città. E quindi stavo dicendo, la grande botta di successo, e aveva tutte le carte in regola per finire subito la sua carriera, perché quando si finisce a fare un film con Martina Stella, per carità, niente contro Martina Stella, finisci in quel mondo adolescenziale che ti vuole spremere, come quelli che oggi escono dai talent, no? Abbiamo adesso Ricky, che ha fatto due album in un anno. Ma com'è Sì. possibile? Cioè, a volte purtroppo
si vuole spremere una cosa che non è ancora matura, no? Il brucia tutto e subito, no? Esatto. E lì già qualcuno cominciava a dire che era un'operazione costruita a tavolino, e in parte era così, perché la mente, il cuore del Luna Pop era lui erano lui e il bassista Ballo, che infatti poi lui si è tirato dietro nel progetto solista. E quindi Cesare Cremonini, dopo tutta questa botta di successo, perché è stato l'ultimo artista italiano a vendere veramente tanto, perché fine anni 90, inizio 2000 sono stati gli ultimi anni in cui i CD si vendevano tantissimo, quindi lui il milione di copie se l'è bruciato in pochissimo tempo. Idolo delle ragazzine, con ovviamente tutti gli annessi e connessi. E ecco, anziché battere il ferro finché era caldo, Cesare Cremonini ha cercato subito la crescita artistica, ha cercato di trovare un'identità, anche faticando all'inizio, perché io ricordo quando uscì la canzone Gli uomini e le donne sono uguali, io non è che ero proprio entusiasta, è una canzone che non mi è mai piaciuta più di tanto. Poi però i trasferimenti a Londra, il suo modo di scrivere, che mano a mano nei testi è migliorato sempre di più, è maturato, è diventato sempre più raffinato e soprattutto ha sempre cercato di tirarsi un po' fuori dalla tendenza del momento. È sempre stato un po', tra virgolette, vecchio come riferimenti. Lui ha sempre adorato il mondo britannico dei Beatles, i Queen. Ha sempre cercato di mantenersi al di fuori, ecco, anche dal gossip spicciolo. È vero, lui è stato fidanzato di Malika Ayane, ma colleghi, non è che stiamo parlando, capito, Beh, della seppur comunque letterina della. girando, dico però seppur girando a Bologna è facile che te lo incontri in qualche locale, Esatto, e un'altra cosa che volevo dire, appunto, lui non ha mai perso il contatto con la sua no. città, anzi, lui ha un amore folle per Bologna. Quando ci fu il concerto per raccogliere fondi per la Basilica di Santo Stefano, per le sette chiese, lui fu tra i promotori, c'era lui, c'era Lucio Dalla, Samuele Bersani, c'erano tutti gli artisti bolognesi che quando c'è una buona causa si uniscono. E lì, in quell'occasione, ha espresso l'amore per questa città, perché quando tu sei in auge nei primi anni di carriera, e successe anche a Gianni Morandi, il grande successo ti porta via dal tuo territorio, perché Certo. per motivi. Morandi, ad esempio, girava i film, i musicarelli a Roma, e ha vissuto a Roma un sacco di anni, perché poi aveva messo su famiglia, insomma. Ci sono vari motivi, spesso anche privati, che portano un artista a lasciare la propria città. Lui ha sempre questo approccio e ha sempre, quando tu ascolti le sue canzoni, io che vivo Bologna, capisco che sono pensate, che sono scritte spesso lì. Quindi è anche quello, no, che ce lo fa apprezzare di più. E un'altra cosa, appunto, il fatto della crescita lenta. Questo grande successo poteva essere un boomerang, e non lo è stato. E questo, guarda, che non è una roba facile, eh. Beh, certo, poi tra l'altro comunque lui ha, ripeto, è cresciuto, poi credo che sia anche compositore a pianoforte. Sì, lui è stato costretto da piccolo a studiare pianoforte dai suoi. Tra l'altro, io adesso non so la madre. So che papà ha molta differenza di età rispetto a lui. Lui ha un padre che possiamo definire anziano, no? E non ha mai capito, fino al raggiungimento del successo, i suoi non hanno mai capito quali fossero le sue reali intenzioni. Non è mai stato l'artista, come dire, spinto dai genitori fin dall'inizio, no? Ha dovuto anche un po' sgomitare. Sì, è vero, lui rappresenta e vive nella Bologna, diciamo, quella dei bolognesi, quella Bologna che guarda i colli. Quella Bologna, sì, sicuramente più benestante, però non gli è mai stato regalato nulla, ecco, non stiamo parlando. Bologna non ha i salotti come Roma, non ha il mondo scintillante della moda di Milano. Bologna in realtà è un paese grande, È un paesone, dai, l'ha sempre definito un paesone che però uno la prima volta che la conosce o la odia subito o la ama subito. E come dice Andrea Mingardi, a Bologna dai un calcio a un cespuglio, escono fuori due cantautori. È così. È vero, è vero, è vero.
E quindi diciamo che lui ha potuto produrre musica quasi casalinga, perché poi lui va ovviamente a completare i dischi negli Stati Uniti, ha i suoi, diciamo, il modo per collaborare, però ecco, la matrice locale comunque rimane. E arrivando all'oggi, la cosa che volevo sottolineare è in un momento in cui la musica italiana va verso una forma di elettropop abbastanza uguale a se stessa, nel senso che quasi tutti gli artisti ormai sono prodotti dallo stesso e propongono generi che sono molto simili, e anche la cosiddetta musica indipendente italiana ultimamente, grazie o purtroppo grazie ai degiornalisti, si è convogliata in questo genere musicale, questi tappetini elettronici. In un momento come questo, Cesare Cremonini è venuto fuori con un singolo molto orchestrale, dal ritmo dispari, una canzone direi d'altri tempi che è molto in controtendenza. Quindi questo già fa presagire un disco che tra l'altro si chiama Possibili Scenari, già il titolo apre veramente a tutto, e un album nel quale lui si esprime come cantautore ma anche come musicista. Quindi c'è molta musica in questo disco. Proprio quello che ultimamente manca, secondo me, nell'ambito italiano, insomma, è difficile, cioè, proprio la musica suonata nei Quindi il dischi, no? cantautorato dice che è un po' latente ultimamente. No, è tutto, diciamo, appiattito verso questo pop che guarda un po' agli anni Ottanta, questi tappetini di tastiera, musica sempre meno suonata, che non è di per sé un difetto, eh. Non voglio fare il discorso Certo. vecchio. Però il problema è che quando tutti suonano così, cominci a stancarti. Ma anche perché non trovi una sostanziale differenza, no? Cambia Sì, solo le parole, poi quindi alla fine dei conti. con tutto il rispetto per Giusy Ferreri, per i degiornalisti e per tutti quelli che in questi ultimi tempi sono usciti con dei dischi che gira, che ti rigira solo elettropop, ecco, sentire qualcosa di suonato, di orchestrato, che ti riporta al passato, un Senti, attimo io ti fa respirare. su sta cosa qua vorrei farti una domanda che mi balenava lì la domanda questa settimana qua, anche la settimana scorsa. Riproporre la vecchia musica anni 80 in chiave moderna, quanto è difficile? Beh, le influenze adesso, beh, in realtà siamo pieni di influenze e di suoni degli anni 80. Bisogna vedere, ci sono degli anni 80 che riascoltati oggi avevano una produzione, cioè certi brani Rischi la che refrattarietà. sentiti oggi insomma, sono un po' datati. Invece magari ci sono quei suoni che Perché sai al che la musica è contrario ciclica, no? Dico, io sai perché sì. questa idea? Perché la musica è ciclica, no? Cioè, sempre lo stile che poi viene reinventato, ma non si reinventa nulla perché non è altro che riprendere e riportare in auge un vecchio stile di un momento. Lo stesso stile anni 80, insomma, elettropop, cos'era poi? Quindi di conseguenza riproporlo in chiave anni 2000 con ulteriori arrangiamenti moderni, sarei curioso di capire a livello di sperimentazione che cosa potrebbe portare. Ah beh, diciamo che è più o meno il presente, e tu pensa che ci sono dei nomi tipo sono ritornati dopo tanti anni in attività con una raccolta e un singolo nuovo, i Tears for Fears, ad esempio. E quindi diciamo che gli anni 80 vivono con noi pienamente, direi, in questi ultimi tempi. Non si fanno mancare, ecco, quello è sicuro. E tornando a Cesare Cremonini, appunto, diciamo che ho apprezzato questa scelta, al di là di come andrà il singolo e di come andrà l'album. Secondo me, ecco, è fare un discorso con una visione guardando più avanti è importante. E quindi lui ha saputo farlo in questi anni. Ecco, questo è quello che mi preme dire. Soprattutto, e poi appunto anche il discorso locale che ce l'ho infilato perché comunque è importante anche quello, ecco, non Perché lui è rimasto, spersonalizzarsi. perché con umiltà e semplicità ha proposto i suoi brani, poi tra l'altro, perché se lo vedi,
dall'inizio un po' più scalmanato con il Luna Pop ad oggi, insomma, alla fine dei conti ha mantenuto una linea di coerenza e un profilo abbastanza basso nel corso del tempo, eh? Sì, esatto, ha usato i social per quello che servono, e cioè per promuovere la propria musica. Quindi, da questo punto di vista, e poi tra l'altro anche alcune collaborazioni, però no, non tante. Cesare Cremonini non è il classico artista che in ogni disco ci deve mettere per forza 4-5 collaborazioni importanti. O anche un'altra cosa, ad esempio, lui quando fece Mondo, c'era un inserto simile al Rapato di Jovanotti, l'ha fatto in tempi non sospetti. Ecco, se l'avessi fatto ora, che lo fanno tutti, che ci devono infilare il rapper dell'ultimo grido, ecco, sarebbe stata un po' forzata. Quindi, ecco, come io ho sempre detto di Luca Carboni, tra parentesi, Luca Carboni collaborò con Jovanotti nel momento in cui non era considerato così tanto, no? E questa è una cosa sempre da ricordarsi. Ecco. Quindi chiudiamo il cerchio così, in questa maniera bolognese. Mi hai ricordato una canzone a cappella e un concerto che fece Carboni e Jovanotti, uno dei primi, cioè uno dei concerti che è Il Bello delle Donne era, no? Adesso non ricordo la canzone. Beh, c'era quello di Natale, la canzone Bravo. o è Natale tutti i giorni, o non è Natale Bravissimo, mai, quindi tra pochissimo ci bravissimo. arriviamo. Sì. E poi sì, è vero, erano due canzoni, una di Carboni e una di Jovanotti, che erano mischiate insieme, è vero. Che si alternavano, che fecero una tournée, vado a memoria, credo che fecero una Sì. tournée proprio insieme tutti e due, o c'era un terzo elemento? Adesso non voglio mettere le mani sul Ed era fuoco. una roba che appunto l'hanno fatta in tempi non sospetti, perché altri l'hanno fatta dopo, però quella lì era una collaborazione che oggi si può ricordare in senso positivo. Quindi bello, be bella chiusura. Benissimo. Allora, ogni tanto tiriamo fuori dalle nostre scatole craniche dei ricordi, no? Di Poi musica, di su Bologna si musicista. andrebbe avanti all'infinito, perché ovviamente, insomma. Detta in bolognese, te voglia. Altro che. Va bene. Come sentite la pronuncia perfetta, proprio. Va bene. Va bene. Mista Salentina. Senti, no, io ti ringrazio, ricorda dove ti possono vedere, come sempre, Fabio, e poi andiamo alla chiusura. Noi di sabato la trasmissione, le 2 ore di divertimento del sabato pomeriggio, dalle 15 alle 17, con me Fabio Alberti e Alessandro D'Andrea. E poi sulla pagina Facebook Radio Vutro trovate tutto il resto. Ciao e grazie. Grazie a te Fabio, alla prossima settimana. Ciao.